Benvenuti alla Mazza Caffè. Questa puntata è dedicata a tutti coloro che usano le carte di credito e che quindi, secondo Matteo Salvini, appartengono alla categoria dei rompipalle. L'Ammazza Caffè, il sabato del Corriere Daily con Massimo Gramellini. E il rompipalle è anche uno dei caffè che ho scritto questa settimana, cominciava così: dice Salvini che ciascuno deve essere libero di pagare come gli pare, però aggiunge che chi paga il caffè con la carta di credito è un rompipalle. Quell'uomo contiene moltitudini, ma proviamo a sanare la contraddizione azzardando una sintesi. Per lui ciascuno è libero di pagare in contanti e di dare del rompipalle a chi non lo fa. Il tema poi si è sviluppato nei giorni successivi, anche perché c'è stato un fatto di cronaca che lo ha riportato alla ribalta, ed è questo il caffè che vorrei leggere, che si intitola «Vorrei, ma non posso». Le due Italie non comunicanti si sono incontrate su un taxi di Genova. Silvia Salis, vicepresidente del CONI, ha chiesto di pagare la corsa con il bancomat, ma il conducente le ha digrignato addosso che per le banche era finita la pacchia. La Salis è una ex campionessa di lancio del martello, senza falce, lo preciso per gli allergici al POS che le avessero già dato dalla comunista, ma anziché tirarne uno addosso al tassista, ha parlato in pubblico della sua disavventura e ha detto di essere rimasta colpita dal senso di legittimazione che sembrava ispirare il comportamento aggressivo dell'interlocutore, del genere «adesso comandiamo noi». E viviamo tempi rovesciati, dove ti tocca sentirti in colpa se usi la carta di credito o se indossi la mascherina in una stanza piena di gente che scatarra. Eppure, quando mi sono imbattuto in soggetti come quel tassista e ho preteso di far valere le mie ragioni con l'indignazione invece che con la persuasione, ho ottenuto il bel risultato di non insinuare alcun dubbio nella controparte, semmai di fortificarla nelle sue convinzioni, passando oltretutto per saccente. Da qualche tempo, quindi, diciamo da circa un quarto d'ora, avrei deciso di cambiare strategia. La prossima volta che incontrerò un fanatico del contante, ascolterò il suo sfogo con comprensione, ripetendomi il mantra che chiude il formidabile capitolo 31 di Promessi Sposi. Anche noi, dico noi uomini in generale, siamo un po' da compatire. Ecco, sentendosi finalmente capito e non giudicato, magari si commuove anche il tassista e accende il POS. Tantissimi commenti, devo dire che l'argomento evidentemente tocca la carne viva di tutti noi. Barbara Colombo dice: mi sento consapevole di vivere circondato da persone mediamente ignoranti e retrograde, gente che ha la memoria corta e capisce poco del presente che sta vivendo. Lo dico con dispiacere, non con supponenza, però, cara Barbara, è esattamente la strategia opposta a quella che ho suggerito io, perché è evidente che questa è la sua legittima opinione, ma chi agisce in quel modo ha una visione della realtà e di se stesso completamente opposta. Uno se ne può infischiare, ma se vogliamo convivere dobbiamo imparare anche ad ascoltare gli altri, no? E mi viene da ridere, io spesso vengo accusato nelle polemiche di essere invece il moralista saccente, mentre invece nella vita cerco di applicare questa piccola regola, non sempre ci riesco naturalmente, di provare a mettermi nei panni anche di chi è completamente diverso da me. Non è facile, non è facile, perché si hanno proprio dei linguaggi diversi spesso. Anna Maria dice: la Meloni ha descritto i commercianti come dei poverini e noi consumatori come dei profittatori. Ho letto articoli sul costo del denaro in cui si dice che le percentuali del costo del POS è inferiore a quello della sicurezza per il trasporto del denaro contante. Io non ho letto questi articoli, ma ne ho letti altri. Lo stesso Ferruccio De Bortoli ha spiegato molto bene che il denaro contante ha un costo piuttosto importante. Nello stesso tempo, con questa frase della Meloni, io non credo che la Meloni abbia raccontato i consumatori come profittatori. Penso che chi la pensa in quel modo dia più la colpa alle banche, no? A quelli che sono i vantaggi che le banche hanno. Quindi è una polemica che va avanti da anni sul fatto che le banche dovrebbero ridurre le commissioni sulle carte, ma io ho l'impressione che in questo sia un ottimo alibi, no? Che in questo paese anche il giorno in cui le carte costassero di meno c'è proprio un evidente problema. Quando vado a pagare 2 euro, dice Francesco, mi rendo conto che sto erodendo il guadagno dell'esercente che sta facendo onestamente il suo lavoro, e quindi pago in contanti. A me non costa nulla e mi sembra giusto ed equo così. E questo è ancora un pensiero
pensiero molto diffuso. Quello che io dico è però che è un pensiero inevitabilmente retrogrado, ma non lo dico in senso negativo, nel senso che ci sono dei cambiamenti sociali che si possono rallentare, ma sono dei fenomeni inesorabili, cioè che si vada verso un mondo senza contante è un fatto, non si tornerà mai indietro, è così. Si può rallentare un po', io capisco che una persona anziana abbia dei problemi a usare le carte, così come io ho dei problemi ancora a usare le app e continuo a usare il telefono, ma non mi viene naturale, io non riesco neanche a ordinarmi la spesa su internet, cioè è proprio una cosa che ho un blocco, no? E quindi capisco che una persona magari di 80 anni possa avere un blocco a usare le carte. Tra l'altro ancora l'altro giorno ho letto di una coppia di pensionati rapinata all'uscita dalla posta. Ecco, certo, se uno avesse i soldi, se li facesse mettere su con un bonifico, no? Non correrebbe questi rischi, no? Però mi rendo conto che molte persone i soldi li vogliono avere in mano. Altro discorso quello che riguarda certi commercianti, il cui principale nemico e vendicatore è il signor Antonio Chiarelli, che mi scrive: basta dire io non ho contanti e chiamare un vigile. A me è successo ed è comparso magicamente il POS. Bene, cambiamo argomento e andiamo invece a raccontare la storia di un paese dove apparentemente almeno vigono regole molto diverse dalle nostre. È un caffè ispirato al comportamento dei giapponesi ai mondiali di calcio, l'ho intitolato 3-0. In attesa di scoprire quale nazionale conquisterà i mondiali, già sappiamo quale li ha vinti, anzi quale nazione li ha vinti. Un paese decisamente bizzarro dove i tifosi ripuliscono lo stadio, i giocatori lo spogliatoio prima di andarsene, con una naturalezza figlia dell'abitudine che in Italia ho visto solo in qualche sala operatoria e in qualche cucina, e dove l'allenatore reagisce alla delusione più cocente, essere sbattuto fuori dai mondiali ai rigori, senza dare in escandescenze, senza isolarsi nel suo ego ferito, ma preoccupandosi della sofferenza altrui. Dapprima consola i giocatori a 1-1 e poi li arringa in gruppo e infine va sotto la curva dei tifosi, immagino già spolverata e disinfettata, per prodursi in un inchino che rimarrà una delle immagini simboliche di questi mondiali. Quell'uomo si è piegato come un crick e ha tenuto la posizione per un tempo insopportabilmente lungo, anche per chi non ha problemi di artrosi. In base al codice non verbale del suo paese, era un modo per dire: io vi rispetto. Ecco, nei mondiali dei non diritti e dei troppi diritti, quei tifosi, quei giocatori e quell'allenatore hanno mostrato ai tanti bulli che ne parlano di continuo che cosa sia davvero il famoso rispetto per le persone e per le cose, in fondo anche per se stessi. Grazie ai tifosi, ai giocatori e a un allenatore del genere, dal nome quasi pronunciabile Hajime Moriyasu, il Giappone lascia i mondiali con una vittoria in educazione civica per 3-0. Non vi leggerò i commenti naturalmente favorevoli, mi concentro invece su quelli controtendenza, perché sono molto interessanti. Davide dice: tutto questo che lei racconta non è compatibile con la natura umana. L'educazione è ok, ma trattenere le emozioni in quel modo ti fa venire l'ulcera o la depressione. Però in questo caso, Davide, io non credo che abbia trattenuto l'emozione, a parte che nel caso dei tifosi che puliscono lo stadio mi sembra un comportamento civile che non ha nulla a che fare col trattenere le emozioni o l'esprimerle, è semplicemente un modo sano di vivere. E nel caso dell'allenatore che fa l'inchino, è comunque il suo modo di esprimere l'emozione, e fa parte della sua cultura. Antonello Iapica ha scritto un lunghissimo messaggio, dove l'altro mi critica, secondo me giustamente, ma non è importante, mi interessa leggervelo. Tutto bellissimo e per certi versi ammirevole, sino a quando qualcuno non fa loro uno sgarbo, loro intendiamo i giapponesi, o magari sino a quando questi atteggiamenti ammirati, che sono figli di una disciplina militaresca spersonalizzante e di una società di regole ferree e di selezione spartana agli antipodi dell'Occidente, non sono messi obbligatoriamente, come già successo, al servizio di un'ideologia violenta imperialista. Questa ammirazione per i giapponesi non realizza che certi loro atteggiamenti vengono da un'educazione da regole che proprio gli odierni ammiratori hanno in odio, e qui si spiega meglio e mi tira in ballo. Per esempio il merito, la disciplina, tutta roba che nulla ha a che fare con il vietato vietare, il relativismo e il veleno ideologico osannato anche qui da Gramellini quasi ogni giorno. Ora, caro Antonello, per carità, lei è libero di pensare quello che vuole, anche di dire che io sono pieno di capelli e che tifo per la Juventus, cioè puoi dire tutto l'opposto del vero, però sinceramente mi creda, io mi rivolgo
agli ascoltatori, mi sembra che io in questa rubrica faccio del relativismo ed esprimo del veleno ideologico. Bah, mi danno pure del buonista. Bisognerebbe decidersi, o sono buonista o sono uno stronzo. Insomma, lo stronzo buonista è una categoria che ancora non è stata inventata. Comunque io non mi sento né l'uno né l'altro, sono una persona che cerca di ragionare con voi sulle cose, ma francamente quest'idea che non solo del caffè, ma che in generale che ci sia questo osannare il relativismo, ma da quando? Sul merito mi pare che anche ci siamo espressi tutti ultimamente in modo molto chiaro. Cioè mi sembra che certe volte per memoria di polemica imprestiamo agli altri delle posizioni che non hanno, ma che a noi fa comodo pensare che abbiano. Vorrei chiudere a proposito, ecco, di questa difficoltà di comunicazione con il caffè dedicato a Chef Rubio, che ho intitolato Chef Ben Altro. Appena ha saputo che Liliana Segre lo aveva denunciato per le minacce ricevute online, il cuoco Chef Rubio è tornato ad attaccarla, imputando alla senatrice a vita di non essersi mai pronunciata sui crimini commessi dall'esercito israeliano ai danni dei palestinesi, come se, in quanto ebrea, soltanto una presa di posizione contro la politica di Israele la legittimasse a parlare in pubblico dell'olocausto. Con la stessa logica Chef Rubio avrebbe stroncato Se questo è un uomo, perché Primo Levi si era limitato a raccontare i lager tacendo, per esempio, sulla ricchezza di Rothschild. Ecco, il benaltrismo, quel modo distorto di ragionare che rinfaccia agli altri di non indignarsi per ogni cosa, con il bel risultato che non ci si indigna più per niente, quell'artificio dialettico per cui a qualsiasi interrogativo scomodo si risponde con un altro, e rimasti a secco di domande si esclama: e allora il PD? Ecco, il benaltrismo, dicevamo, quest'anno ha toccato vette insuperabili. Basti pensare a coloro che, pur di svicolare dalle responsabilità dei russi nella guerra in Ucraina, si chiedevano perché si parlasse così poco di quella nello Yemen. Se i silenzi di parte fossero odio, come ha detto Chef Rubio, rispondendo a Liliana Segre, potremmo applicare il benaltrismo anche a lui e chiedergli qual è stata l'ultima volta in cui ha difeso i diritti di qualcuno di cui non condivideva l'ideologia. Ma ce ne guardiamo bene, certe schermaglie fanno parte del gioco. Vorremmo solo proporgli di fissare un limite al benaltrismo, evitando di applicarlo alle vittime del nazismo. Buon fine settimana a tutti, ci sentiamo nel prossimo weekend. Questo era l'Ammazza Caffè, il sabato del Corriere Daily con Massimo Gramellini. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera, a cura di Tommaso Pellizzari. In redazione Francesco Giambertone. Produzione di Carlo Annese con Giulia Pacchiarini.